le televisioni ci mandano a guardare come è modificato lo spread tra i titoli tedeschi e i titoli italiani, facendoci credere che da quel numero che appare su tutte le televisioni dipende la nostra vita. Dobbiamo dirlo in modo molto chiaro, non siamo degli imbecilli, sappiamo perfettamente che lo spread che aumenta, la differenza che aumenta invece in questo paese ogni giorno è tra i più ricchi e più poveri. Dobbiamo dirlo con chiarezza, dobbiamo dire che il 10% della popolazione italiana controlla quasi il 50% della ricchezza e quel 10% non viene minimamente toccata, quel 10% i suoi affari, la sua ricchezza la fa in questa piazza, la fa con le speculazioni finanziarie, il 90% delle operazioni finanziarie sono speculazioni, il governo lo sa perfettamente e non interviene, si tagliano le pensioni a quelli che prendono 900 euro al mese, non si vanno invece a tagliare le pensioni di quelli che prendono decine di migliaia di euro alla settimana di pensioni e che ne sommano tre, la prima cosa da dire sarebbe quella di mettere un livello massimo alla pensione che nessuno possa assolutamente superare. Nessuno parla di paradisi fiscali, chiedono i sacrifici a noi, ma sapete che ci sono 24 paradisi fiscali nel mondo, 8 in Europa, i più grandi dipendono dai governi europei, sono territori d'oltremare dell'Inghilterra, la BCE non ritiene di dover intervenire, Monti non ritiene di intervenire, la Commissione non ritiene di dover intervenire, eppure quelle speculazioni in quei paradisi fiscali vanno a finire dei soldi che provengono da tutti noi, soldi che dovrebbero essere invece reinvestiti per costruire posti di lavoro, anche perché se andiamo avanti in questo modo a comprimere i salari, a distruggere le pensioni, ma come possono pensare che ci sia una ripresa, che si possa sopravvivere? E un'ultima cosa, dobbiamo essere chiari contro la manfrina che l'articolo 18 riguarda poche persone. Primo, l'articolo 18 riguarda ancora milioni e milioni di persone. Secondo, sappiamo perfettamente che se rompono la diga sull'articolo 18 la sconfitta sarà assolutamente di tutti, altro che conquiste dei lavoratori precari, altro che salario di cittadinanza, saremo ridotti totalmente al silenzio e dobbiamo avere il coraggio di dire che in una situazione dove la disoccupazione aumenta quotidianamente dobbiamo rivendicare per tutti un salario di cittadinanza come condizione minima di rispetto del fatto che tutti siamo esseri umani. Allora la parola a Paolo Ferrero, segretario della Fondazione Comunista. Salve a tutti e a tutte, siamo qui oggi a dire che il governo Monti se ne deve andare a casa e questa cosa noi saremo anche per averlo mandato ieri, diciamo, ma io penso che l'impegno che ci prendiamo oggi è che questa non è una manifestazione e poi è finita, bisogna costruire un movimento di massa nel paese per mandare a casa questo governo, perché questi signori ogni minuto che rimangono lì ne fanno una nuova, prima le pensioni, poi ti aumentano le tasse, la benzina, l'IMU e poi l'articolo 18 e poi tolgono il contratto nazionale di lavoro ai ferrovieri e poi continuano così. Questi se vanno avanti un anno, tra un anno noi saremo in una condizione molto più disperata di quella di oggi e allora io penso che l'impegno che ci abbiamo oggi è questa, noi oggi abbiamo costruito una unità tra sigle diverse, tra uomini e donne, precari, gente che si considera ancora garantita, disoccupati e pensionati. Noi dobbiamo costruirla nei prossimi giorni in tutto il paese, così come si è fatto attorno al movimento della Valle di Susa. E lo dobbiamo fare dicendo che noi diciamo di no alle loro politiche, al pareggio di bilancio in Costituzione, alla questione del fiscal compact, ma noi diciamo anche dei sì, perché una cosa deve diventare chiara. Questa storia dello spread non è un fenomeno naturale, non è una cosa che ha deciso il Padre Eterno.
e che ci sono 20 speculatori in giro per il mondo che possiedono la metà di tutti i titoli finanziari, che decidono loro al mattino se lo spread deve salire o deve scendere. E ci siamo accorti tutti che quando c'era da fare le stangate lo spread era alto, poi ridiscende, poi discuti dell'articolo 18 e lo spread risale. Giovedì i lavoratori spagnoli hanno fatto sciopero e in Spagna lo spread era più alto. Bisogna dire con chiarezza che questo spread è manovrato dagli speculatori e che gli speculatori sono quelli che hanno messo Monti presidente del Consiglio, perché Monti è un uomo della Goldman Sachs come lo è Draghi. E se c'è la speculazione, se c'è la speculazione in Europa, è perché la Banca Centrale Europea presta i soldi alle banche private, cioè agli speculatori, e non li presta agli stati. Questa è una vergogna, per questo diciamo che il debito non va pagato, perché loro vogliono usare il debito come una clava per distruggere lo Stato sociale, per demolire la pensione, per togliere i diritti del lavoro. E noi invece gli diciamo che quel debito lo devono pagare loro, che bisogna mettere la mordacchia alla speculazione e che questa è la politica economica alternativa. E diciamo a quelli del PD che non la devono lamentarsi di Monti, devono togliergli la spina, perché è inutile lamentarsi di Monti e votarlo in Parlamento. E da ultimo, siamo venuti qui in Piazza Affari. Siamo venuti qui in Piazza Affari e io ho scoperto qual è il simbolo dei grandi padroni e delle grandi banche italiane. È quello lì che c'è su quel monumento. È il dito medio voltato verso gli italiani, perché loro così comandano e quello è il loro simbolo, che loro si fanno i loro porci comodi e noi dobbiamo subire. Noi non siamo più disponibili, per questo, come dicono i compagni della Val di Susa, a sarà dura, ma noi continueremo, continuiamo avanti così, compagni e compagne. Allora, la parola a Dilma adesso, che parla per tutti, naturalmente ognuno vuole parlare, ma parla per tutti quei lavoratori che sono troppo vecchi per lavorare, troppo giovani per andare in pensione, centinaia di migliaia di lavoratori fregati vergognosamente da questo governo. Esattamente, giusto per collegarmi allo spread, noi siamo stati il primo agnello sacrificale offerto alla BCE. Subito fregate le pensioni, è sceso lo spread, fregato l'articolo 18 dei lavoratori, scenderà lo spread, ma poi risale, tranquilli che risale, perché Monti e il suo governo e la BCE vogliono solo schiavizzarci, togliendoci tutti i diritti, eliminando il welfare. Noi siamo stati buttati fuori, devo dirlo, nel silenzio dei grandi sindacati, 20 anni fa, quando è cominciato l'eliminare i quarantenni. Speravamo almeno di avere la pensione, e invece no, senza lavoro, senza reddito, senza tutele, senza pensione, a 60 anni, 55 anni, 62 anni, fino a 67, 70 anni. Reddito di base incondizionato per tutti e la pensione!